Buongiorno. Beh, sull'importanza ecologica, grazie dell'introduzione. Allora, sull'importanza ecologica, economica e non so cosa del suolo, più o meno ormai sapete tutto. O niente. Però mi piacerebbe, sapete o no? Siete convinti dell'importanza del suolo? Sì o no? Sì. O vorrei un pubblico sveglio. Perché se no, cioè io Milano, Domodossola, Milano, per avere un pubblico che dorme, anche no. Ok? Allora, avete già votato il gazebo? Cos'è il gazebo? Lo sapete tutti? Ah, dov'è il gazebo? Qua fuori, dietro il confessionale più o meno sa il gazebo. Qualcuno ha su piattaforma Rousseau? Dai, non è possibile. Dai, forza, alzate le mani, dai, su. A favore o contro? Dai, forza, perché alla fine sto coraggio ce l'avete sotto i piedi. Allora, a favore o contro? A favore. E cosa dice il programma di governo sul suolo? Poi frego io. Cosa avete votato? Vedete ragazzi, cioè il 94% di quelli che hanno votato a favore non sanno cosa c'è scritto sul suolo. E c'è scritto l'esatto contrario di quello che ha detto Roberto Comolli. Pensate a Roma, l'esatto contrario. C'è scritto una puttanata pazzesca. Così Rosmini ha un minimo di scuotimento. C'è scritto che il suolo è una risorsa rinnovabile. Ed è falso. È scientificamente falso. C'è scritto quella roba lì. Ora io non so se è un errore. Anche se lo fosse un errore, secondo voi uno che vuole governare fa, ma no, deve, guarda, non dorme di notte e controlla, lo staff, non lo so come è fatto il mondo. Però attenzione, allora vedete come immediatamente tutte le belle cose che stiamo dicendo, pam, fine delle trasmissioni, ragazzi, si riparte da zero. Stiamo scherzando, ce lo stiamo dicendo tra di noi, che belli che siamo tutti più o meno tutti vecchietti, quindi stiamo già perdendo. Stiamo già perdendo. Quel film di che anno è? Così un tanto al chilo, che non ve l'hanno detto. Di che anno è quel film all'inizio con Mercalli? 2004. Degli anni 70. Cioè Mercalli degli anni 70 si è conservato bene, di chiedere una ricetta di come cacchio fa a stare così bene. Allora, quel film, ve lo dico io di che anno è? E poi andate avanti, sono pure io, quindi 2008, 10 anni fa, abbiamo fallito, non è successo niente in 10 anni. Allora, cosa non funziona? Per cui le questioni, per cui anche io mi sbatto a farmi Milano Domodossola, Domodossola Milano, piuttosto che devo andare a Pestum, piuttosto che scrivo i libri di notte, piuttosto che ognuno di noi fa le sue cose, idem Roberto, da Varese, bla bla bla. Probabilmente non funziona che noi non capiamo che cos'è il suolo. Perché se vi chiedessi che cacchio ce ne facciamo delle cose che ci ha detto Roberto Comolli prima, cosa ce ne facciamo? Ci lavorano i nostri figli con quella roba che ci ha detto? Ci lavorano? Stiamo meglio? Viviamo di più? Viviamo di meno? Siamo più felici? Siamo più felici? Che poi questa roba che ci interessa quando andiamo al gazebo, parliamoci chiaro. Siamo più ricchi? Meno ricchi? Due auto? Tre auto? Quattro auto? Che ce ne facciamo della roba che ci ha detto? Che ce ne facciamo? No? Qualcuno ha qualche idea? Se no, che stiamo qua a fare? Mentre vi faccio venire qualche idea, dico anche che, se posso permettermi, non si arrabbia la nostra amica della mela, la narrazione di prima delle foto degli anni 50 e di oggi bisogna stare attenti, un po' non funziona, perché il problema non sta lì, perché tutto sommato voi tutti siete o protagonisti o figli anche di uno sviluppo economico che è avvenuto in questa valle, che ci piacciono, chissà quanti di voi hanno lavorato dentro quelle fabbriche.
io chissà quanti di voi hanno avuto parenti che hanno lavorato in quelle fabbriche, poi è andata come è andata, non lo so, non sono mobilitati, si sono ammalati, è una vicenda di qualità del lavoro. Però è anche vero che gli abitanti erano gli stessi, però una volta abitavano nelle baite su e oggi abitano giù, quindi attenzione, cioè questi studi sono stati parecchio fatti, noi abbiamo avuto in tutta Italia una discesa dal monte, dal semimonte alla pianura, perché abbiamo avuto bisogno di case, quindi Domodossola è cresciuta e ragionevolmente è cresciuta, va bene? Il problema del consumo di suolo non è negli anni 50 a oggi, se posso permettermi, come più o meno ormai abbiamo stabilito, è negli ultimi 30 anni, questa è la ferita cancrenosa che si è riaperta. Quando non avevamo più bisogno, non c'è più discesa, non c'è più salita, non c'è più nulla di tutto questo. C'è solo speculazione. Non c'è più bisogno di costruire. C'è solo una valangata di case libere, pronte all'uso. Lì è il problema. Perché nasce Salviamo il Paesaggio? Nel 2011 non nasce nel 61. Esattamente per questo. Nasce perché si è arrivati a essere soffocati da un'inutile cementificazione, ok? Allora questa è la parte sanguinolenta della nostra narrazione, la parte per cui io mi arrabbio, perché su un contratto di governo non mi interessa fatto da chi e da chi, né la maggioranza sbaglia e l'opposizione neanche lo corregge, quindi vuol dire che è tutti complici, fondamentalmente tutti distratti, la grande distrazione sulle risorse ambientali, la grande distrazione. E in questa grande distrazione, mi spiace dirlo, ma siamo dentro tutti noi che non riusciamo a capire perché dobbiamo occuparci di quella roba là, fino a incatenarci se c'è bisogno, va bene? Perché dobbiamo occuparci di quella roba là? Allora, in parte le ragioni sono che sicuramente non ci raccontano cos'è il suolo, quindi oggi preziosissimo i racconti che sono venuti fuori, no? Preziosissimi, assolutamente, perché cominciamo a capire, e questo è importante. Dopodiché però dobbiamo cominciare a capire se le nostre scuole cominciano a raccontare ai ragazzi cos'è il suolo, se lo cominciano a raccontare, se la locandina di questa giornata c'è in tutti i negozi o solo in alcuni, e allora questo è il lavoro. Se le riunioni dei politici si raccontano cos'è il suolo oppure no, continuano a parlare di se stessi, va bene, di come riuscire a rimanere in qualche modo sul giornale, perché poi alla fine più o meno è quella roba lì che ci interessa. E questa è la cifra, secondo me, del fallimento di questi ultimi anni, che forse deve reinterrogare anche alcune manifestazioni associazionistiche, perché se oggi il censimento del cemento, Salviamo il Paesaggio, non è riuscito a farlo, non è riuscito, zero, fallimento totale. Allora, di là bisogna capire cosa non ha funzionato. Chiaro che c'è stata una resistenza molto forte da parte dei comuni, da parte delle province, ma i comuni e le province, signori, cioè, non sono delle entità astratte, dentro ci sono delle persone. Chissà, magari alcuni di voi che lavorano nei comuni, lavorano nelle province, lavorano nelle regioni, e si sono in qualche modo opposti. Hannah Arendt diceva una cosa pazzesca, diceva che in realtà quando tu non capisci che una cosa è sbagliata, ma non esprimi in modo, come si dice, attivo il tuo dissenso, esprimi un tacito assenso, diceva. Cioè se tu non ti opponi, non solo lasci correre il toce, no? Decidi di essere d'accordo se esonda e fotte le case degli altri. Diceva questo Hannah Arendt, che è diverso dal lasciar correre. Quindi è probabile che bisogna lavorare su forse altre leve, altre energie, altre questioni. E secondo me un po', dopo la parola fallimento, ci sta la parola cultura alla fine. Alla fine è quella roba lì. È quella cosa che non sta accadendo ancora, è quella roba lì. Di capire che non abbiamo bisogno di 8 lauree. Non è che se non abbiamo le lauree siamo tutti ignoranti e guai. No, è il fatto che non riusciamo a immaginare che la risorsa ambientale fa parte del nostro destino. È tutto lì, mannaggia.
È tutto lì, tutto il grande passaggio che tutto sommato riusciamo a fare più o meno la raccolta differenziata, oltre a quella roba lì, tutto sommato, se qualche russo ci prospetta un albergone a San Domenico, oppure un tunnel, oppure qualcosa dove possiamo lavorare, ma sì, dai, facciamolo. Non ci indigniamo alla fine, non ci indigniamo. E allora vuol dire che probabilmente la nostra resistenza sulle questioni delle risorse ambientali sono ancora molto deboli, bisogna molto lavorare, probabilmente bisogna fare tantissimi di questi esercizi di raccontarci cos'è il suolo, probabilmente bisogna farne molti di più, probabilmente l'ultimo libro che ho scritto è un libro che ho scritto raccogliendo materiale in tanti anni, che si chiama 100 parole per salvare il suolo. Perché? Perché anche la narrazione nei piani urbanistici, nelle leggi urbanistiche, è una narrazione fatta di parole false. Fatte di parole false, anzi, ancora di più astute, di parole che a parole sembrano proprio positive per salvare il suolo. C'è scritto il bilancio netto di suolo deve essere pari a zero al 2050, e noi siamo lì tutti che applaudiamo, wow, ti voto. Ma ti voto cosa? Cos'è il bilancio netto? Non lo sappiamo, non capiamo, e non alziamo nemmeno più la mano per dire scusa, mi spieghi cos'è il bilancio netto? Abbi pazienza, se non lo capisco non vado avanti. Al 2050, cosa vuol dire 2050? Anche la proposta della regione Piemonte dice questa cosa, tutti dicono questa cosa, incredibilmente maggioranza, opposizione, destra, sinistra, tutti d'accordo su questa cosa. Perché? Perché è una grande fregatura, evidente, no? Chiaro. Allora anche gli urbanisti, così parlo di me stesso, devono decidere se darci una mano o far finta di nulla. È importante questa cosa. A questo punto noi siamo veramente un bivio sulle risorse. Dobbiamo capire se i naturalisti, tutti coloro che conoscono questi linguaggi, conoscono il segreto di alcune parole, provano a mettersi a disposizione in qualche modo, al di là delle cariche, delle cose, che se ne stiamo facendo molto di politica noi qua, senza essere politici alla fine, no? E per svelare alla fine e rimettere in moto soprattutto i più giovani nel capire come fare per evitare l'emorragia di popolazione e di suoli. Questa è la cosa, è la nostra prima mission, però bisogna trovare probabilmente le energie e gli stratagemmi per riuscire a farlo. Non so se qualcuno di voi è venuto in mente perché dal 56 a oggi non sono è una narrazione che potrebbe fallire, perché facilmente abbiamo sopra di noi la parola sviluppo, abbiamo sopra di noi la parola lavoro, ed è evidente che oggi volevano quasi denunciarmi in provincia di Vercelli, perché io mi sono molto arrabbiato sul fatto che tutta la politica è tutta contenta, e anzi anche questa regione ha espresso una grandissima gioia perché alcuni operatori stranieri hanno aperto degli enormi capannoni da qualche parte e promesso un certo numero di posti di lavoro, che poi sono stati molto meno della promessa, ma questo lo sappiamo che più o meno gira sempre in questo modo, ma consumando terre agricole, in parte dismesse, in parte agricole, a onore del vero, no? E tutti, i vescovi compresi, tutti a benedire questa cosa. Benedire questa cosa? Ma com'è possibile questa cosa? Io dentro me dicevo, ma cosa sta succedendo? Com'è possibile che nella terra del riso oggi noi applaudiamo questo e nel frattempo chiudiamo le aziende agricole? Ma com'è possibile questa cosa? Dov'è il guaio, il guasto che sta accadendo? Sta accadendo esattamente il guasto perché, come dire, di fatto andiamo dietro a tutto quello che ci convince, perché è tecnologico, perché ha a che fare con le spedizioni veloci, perché ha a che fare alla fine con una retorica un po' diversa ma sempre uguale, che è quella del consumo fondamentalmente, no? È quella roba lì. È ancora quella roba lì che si veste poi con un nome nuovo, di un colore nuovo, è quella roba lì. Quindi se noi non riusciamo a riconoscere quella roba lì, ma è chiaro che tutti noi vogliamo il lavoro. Ma perché il lavoro deve essere solamente dentro un capannone a fare pacchetti? Perché? Perché non può essere, qui vengo lento, perché invece non può essere, come dire, rimmaginarsi il turismo? Non è detto che qui deve essere un turismo per forza fatto di 2 mesi all'anno di sci, tutti incolonnati uno per uno. Non è detto che sia questa roba qua, oggi non è detto. Ma perché in Alto Adige hanno capito che la bicicletta gli fa lavorare 10 mesi all'anno e i giovani rimangono in Alto Adige? Perché? Ah, ma loro sono autonomi. Sono autonomi, sì, certo.
Intanto però l'autostrada ha bisogno di un dibattito così, no? Dove facilmente le nostre regioni non autonome dicono che le scelte di infrastrutturazione turistica di un certo tipo che non vengono fatte in altre regioni, come il cicloturismo, ad esempio, vengono fatte in quelle regioni perché loro sono molto ricchi, no? E quindi, essendo molto ricchi, possono permettersi dei modelli di sviluppo che noi poveracci, legati al cappio, al collo di qualcuno, non possiamo permetterci. Ma non è così, perché in realtà, ad esempio, ho ricordato l'altro giorno, e tutti sono rimasti così, che 15 anni fa, più o meno, il Trentino ha rinunciato a fare la terza corsia della 22. Ha rinunciato, ha detto, ma no, ma scusate, ma perché devo allargare un'autostrada che è caotica 15 giorni all'anno? Caotica 15 giorni all'anno, perché devo allargarla? Spendendo milioni di euro e slabrando un territorio. Ma io prendo quei soldi e li investo in altre cose. Ed ecco, e voilà, che è venuto fuori una certa agricoltura, un certo... Poi, anche lì con dei problemi, non è che i meleti e tutto oro, quel che luccica, per carità, ci sono anche lì i problemi, intendiamoci. Ecco perché sono arrivati alternative turistiche. È certo che se invece noi continuiamo a immaginare di spendere soldi su alcune opzioni cementifere che ci costano tanto, ci indebitano, è chiaro che non abbiamo poi più tempo, soldi e testa per immaginare che un cicloturismo potrebbe essere una buona opportunità di lavoro per i nostri figli. Certo che può essere una buona opportunità. In Austria un chilometro di ciclabile, anziché consumare suolo, un chilometro di ciclabile produce all'anno, produce 350.000 euro di indotto. All'anno un chilometro. Non so se mi spiego. 5.000 passaggi giorno. Sapete quanto costa un chilometro di ciclabile? 250.000 euro. Quanto costa un chilometro di autostrada? Perché poi, non sapendo queste cose, siamo vulnerabilissimi. Vulnerabilissimi. Noi dobbiamo imparare, dovete fare uno sforzo per imparare queste cose. Oggi non è più il tempo di imparare le preghiere a memoria. Solo dire questa cosa, non dovevo fermarmi prima. Ma bisogna imparare a memoria alcune altre cose e mandarle a memoria. Un chilometro di autostrada costa tra i 20 e i 30 milioni di euro. Tra i 20 e i 30 milioni di euro, un chilometro! E lo paghiamo noi. Lo paghiamo noi, è facile fare i sindaci così, i presidenti di provincia, di regione così, dicendo, ah, tanto pagano gli altri. È chiaro, capite allora che non fare l'ampliamento della 22 e fare altro vuol dire recuperare un sacco di soldi e investire in altre cose, con tutti i difetti anche di alcune cose trentine, perché poi non siamo qua, per carità, però vuol dire scelte, quelle sono scelte politiche, però anche noi, se non lo sappiamo, io credo che anche i miei studenti, lo vedo, si sono strozzate in gola le grandi domande da fare, non riusciamo più a fare le grandi domande, perché forse ci sono un pochettino contratte le grandi motivazioni. Cioè, ai tempi di mia nonna, toccare un pezzo di terra, io le prendevo se andavo nell'orto. Nell'orto io non potevo andare, lo sapete? Cioè, potevo fare qualsiasi cosa, ma c'erano due cose vietate a casa di mia nonna che era in campagna. Andare nell'orto e andare nei fossi. Due cose. Nell'orto le prendevo, era lì davanti, cioè, casa di campagna, cascina, nonna seduta lì, cucina economica, porta finestra, quindi l'orto era davanti, era impossibile non farsi vedere, quindi l'orto non ci andavo. Nel fosso sì, e sì, ne serviva moltissimo. Perché il fosso? Perché aveva già capito che non era acqua la roba che ci dava nei fossi, ma era la peggio chimica dell'agricoltura lombarda, va bene? Oltre al fatto che già allora vuol dire 40 anni fa, buttavano di tutto, rifiuti. No? Quindi un bagno andava bene, due bagni andavano bene, i miei cugini, tre bagni, quattro bagni andavano bene, al quinto, tac, ci ferivamo. Infatti un giorno mi ha beccato che camminavo, ha detto, sei andato a fare il bagno all'orto? Non è vero, cosa dici? Nel forte, nell'orto, nel fosso, no, non è vero. Guarda le impronte, e impronte erano di sangue, perché quei vetri nel fosso me l'ho tagliato, fondamentalmente, no? Per dire, oggi queste cose non sono più tabù, non sono più tabù. Cioè, noi non stiamo più dicendo ai nostri ragazzi che è tabù consumare il suolo. E quindi è chiaro che è tabù non riuscire a comprare in un secondo quell'offerta che c'è su internet di quella roba lì. È un tabù non comprare quello. È chiaro che quindi, secondo me, la narrazione, il fallimento del suolo sta lì. Nel fatto che siamo noi a dover riaccendere la narrazione sui suoli.
Siamo noi a dover capire che qua non saremo tutti qua perché i servizi ecosistemici, che cazzo ce ne frega dei servizi ecosistemici? Porca miseria, il secondo antibiotico più potente al mondo, che si chiama streptomicina, arriva da lì senza i suoli. Voi non sareste qua, io non sarei qua, parliamoci chiaro. Un ettaro di suolo da mangiare a 6 persone mediamente. Allora, io vado dai sindaci quando vogliono urbanizzare. Ok, vuoi urbanizzare? Scrivi sul tuo piano regolatore che urbanizzi un ettaro e ci saranno 6 persone in meno nel comune che potranno mangiare. Forza, vado a dire ai cittadini. E i cittadini danno le risposte, dici, guardate, ho già un rimedio, non vi preoccupate. Se non lo trovo, sono io che non mangio, ma per sempre. Quella cifra che prima ci ha detto, non mi ricordo come ti chiami di nome. Sonia, 50.000 euro, è una vaccata. Io sono preoccupatissimo, ho già scritto una relazione a Roma dicendo attenzione alla monetizzazione dei servizi ecosistemici, tecnicamente la chiamiamo così noi anche professori. Dal 97, dal 1997, quando uno studioso si chiama Robert Costanza si è inventato questa cosa qua della monetizzazione delle funzioni ambientali. Quanto vale un bicchiere d'acqua? X. Quanto vale? Poi, da discutere, come ha tirato fuori questi numeri, da discutere. Ok, da un lato il bicchiere mezzo vuoto è che, se io adesso so, giustamente come ha detto Sonia, ha detto una cosa giustissima, ha detto, se io so che vale 50.000, so che ha un valore. Ma ragazzi, ma io sapevo che aveva un valore l'orto senza sapere che era 50.000 e torno all'orto, ok? Io me ne fregavo, mia nonna, cioè, per me quello era il valore non era monetario, era un valore culturale, era un valore, cioè, era un tabù. Chi se ne frega dei 50.000? 50.000, ragazzi, che vi do io 50.000 mi prendo lettere, adesso che facciamo? Do 50.000 euro al comune di Piedimulera, che magari non ha i soldi neanche per pagare la messa d'asilo, ci do 50.000, è contentissimo! E ti viene a dire in campagna elettorale che dai soldi per la messa d'asilo e tu non vuoi dare i soldi alla messa d'asilo? Queste cose sono successe dal 94 fino al 31 dicembre 2017. Si chiamava uso degli oneri di urbanizzazione e spesa corrente. Si chiamava così, la abbiamo sempre avuta nella monetizzazione finta dei servizi ecosistemici, sempre. Prendevamo i soldi dal consumo di suolo e pagavamo la messa d'asilo quando eravamo virtuosi. Quando non eravamo virtuosi pagavamo fondamentalmente la sagra della salsiccia. Quello pagavamo, è vero, sono anche a vedere noi i bilanci dei comuni in università, cioè non è che adesso io ve la metto giù un pochettino pop, popolare, va bene, perché ritengo che la scienza deve imparare a parlare pop, perché se no che ce ne facciamo della scienza lì nella città studi, non ce ne facciamo niente, no? Allora, però attenzione, questa roba è accaduta anche qua, e vorrei sapere quanti, alzando la mano, hanno detto no, fermi, non si usano gli oneri di urbanizzazione di spesa corrente, magari non, giustamente non lo sapevate neanche. Chissà, magari anche semplicemente il viaggio dei sindaci anche alla riunione dell'ANCI a Roma è stato pagato con gli oneri di urbanizzazione, ma si poteva, niente di illegittimo, intendiamoci, niente di illegittimo. E pensate che questa cosa, questo uso assurdo, degli oneri di urbanizzazione, quindi gli oneri di urbanizzazione, scusate, parentesi, per chi non lo sa, io voglio costruire, così faccio vedere il libro e poi dopo voi comprate, io voglio costruire. Se voglio costruire su questo qui posso vedere che poi cade la casa. Se voglio costruire, devo pagare al comune degli oneri. Quando devo finire? È venuto in mente che devo finire. No, quando devo costruire, va bene, sul terreno, anche se il terreno è mio, io devo pagare degli oneri. Una conquista che in questo paese è arrivata solo nel 1967. 67 e 68. Allora, devo pagare. Questi soldi devono andare al comune in un deposito, dovevano andare al comune in un deposito vincolato, che il comune poteva usare solo per fare delle opere che servono, che sono quali sono? Le strade, ahimè, che non è che non consumano suolo, le fognature, gli asili, bla bla bla. Va bene? A un certo punto qualcuno che è molto basso e adesso molto anziano ha pensato, deciso che, ma ancora prima di lui, altri di sinistra, così, perché vi dico, questa cosa mi ha attraversato tutto il mondo, no?
ha deciso che in realtà questi oneri di urbanizzazione potevano essere spesi, usati anche per spesa corrente. Cos'è la spesa corrente? Vuol dire che puoi usare quello che vuoi. Quello che vuoi. E voi avete mai sentito i vostri sindaci indignati di questo? Vi hanno mai mandato delle mail persecutorie a casa? Guardate cosa sta succedendo, dobbiamo apporci nella valle a questa cosa, perché vuol dire che domani io posso usare i suoli per finanziare qualsiasi cosa, non va bene, non è possibile. Avete mai sentito? Quindi hanno tolto l'IMU da una parte e hanno messo la tassa dall'altra. E chi ne ha fatto le spese? Il suolo. Ecco perché secondo me, per tornare alle immagini prima, gli voglio molto bene a Sony, intendiamoci. Voglio dire, c'è già una storia. No. No, perché voglio dire, questa cosa non accadeva negli anni 50, era un'altra storia urbanistica. Quindi noi dobbiamo distinguere la corruzione delle idee, ragazzi, dei principi, del fatto che l'orto era una cosa su cui ci potevi andare a giocare a pallone, è accaduta con l'inizio degli anni 2000, con la fine degli anni 90, quella roba lì, è da lì che è cominciato il declino, che oggi siamo nei pasticci. Questo qui tra l'altro è uno dei tre libri, questo è un libro, lo vedete, scritto con una sindaca piemontese, noi siamo in casa, si chiama Matilde Casa, peraltro. Che non conoscete, non vi hanno parlato, i vostri sindaci non vi hanno parlato di, una loro, di un sindaco, peccato, io stavo, di solito, mi hanno trapari, che ci si fa. Però questa sindaca cosa fa? Donna, cosa fa? Decide di togliere l'urbanizzazione da un'area agricola, ma agricola che aveva già sull'urbanizzazione, poteva essere, toglie, panico, il proprietario che aveva dormito per anni, non gliene fregava niente di quell'area, a un certo punto quando gli togli qualcosa dice no, è mio, lascia stare, io volevo costruire. Allora, per farla breve, perché sennò dopo non comprate il libro, per farla breve, Matilde viene incriminata, ma non solo viene incriminata, sono reati amministrativi in urbanistica, no. Il PM decide che, siccome lei, come dire, aveva fatto un atto per cui inibiva in qualche modo un diritto, di un proprietario privato, di fatto andava in qualche modo, entrava dentro in un reato penale. Quindi il primo caso in Italia che si è trovata per aver semplicemente cambiato il piano regolatore a essere incriminata penalmente. Panico, cioè ti ritrovi al processo insieme a questi brigatisti, non sono più, insomma, ti ritrovi così, non è una cosa piacevole, tra i 2 anni, 3 anni, non è bello. Dopodiché da questa storia ne esce ovviamente, cioè perfettamente assolto, cioè non esiste il fatto, no? è un errore della vicenda e l'edificabilità viene effettivamente tolta, va bene? Quindi ha ragione il sindaco, quindi anzi è un caso su cui tutti i sindaci dovrebbero copiare questa roba, farlo uguale, è incredibile, anche questa cosa, la storia di Matilde rimane una storia di Matilde. Di Matilde. Se abbiamo la storia dei sindaci che riescono a cementificare nonostante tutto, wow, immediatamente fanno conferenza tra sindaci. Questa che invece fa il contrario, nessuno lo sa. Sì, ha preso un premio della Maiella, che è un posto in montagna in Abruzzo, dove per arrivare ci metti 18 ore, e tipo Calvario, no? Ok, arrivi pure terza, neanche seconda, neanche prima, e vabbè, ok. Però per dirvi, capite? Allora, qui c'è questa storia, anche una storia di grandissimo coraggio, che avrebbe bisogno di essere seguita, ma anche di grandissima solitudine. E qui torna il professore, perché anche non è che noi professori abbiamo aiutato Matilde a dargli gli strumenti culturali per poterne venire fuori, anche strumenti di conforto, no? Vedrai che ce la faccia, muti tutti, tutti muti. Tutti andavano da lei, così lei racconta nel libro, dicendo, sì brava, hai fatto bene, io non l'avrei fatto, ma tu hai fatto bene. E noi ridiamo, però è la cifra purtroppo di questi anni, capite? Il ciclo di questi anni, quindi credo che situazioni come quella di oggi sono molto importanti, ma molto importanti secondo me se sono all'interno di un binario che va avanti, ok?
che porta avanti le questioni. Se sono una cosa spot, ci siamo visti, ok, oggi non è tanto bello il tempo, tutto sommato abbiamo fatto bene a trovarci qua al Calvario, non ci hanno fatto neanche pagare la sala, ho mangiato dei ragolini molto buoni a gratis, wow, grazie, dovete lasciare l'offerta, ok, cioè, ma non è questo lo spirito, non so se mi spiego, non può essere questo. Perché poi vedete che adesso non me ne vogliono i tre che adesso si arrabbieranno, tanto io non sono in macchina, non posso neanche bucare le gomme, che vi ho detto se avevano votato la piattaforma, non so, però perché poi rischiamo, se questa cosa non diventa un percorso in cui acquisiamo e riusciamo a trasmettere, a contagiare anche questi valori, rischiano che questi valori sono di quel sparuto gruppo di rompipalle, di salviamo il paesaggio, non ne posso più, va bene, diamogli il suo patrocinio così non ci rompono più le scatole, va bene, e questo non può funzionare secondo me, è un fallimento, oppure rimane qualcosa che ci fa piacere, piacere a noi quattro che siamo tutti convinti, ma non riesce a contagiare quelli che non sono convinti e non funziona lo stesso. Allora è chiaro che questo sforzo deve essere su una strada che ci porta a cambiare davvero le cose e a decidere di non votare quel contratto di governo se io scopro che il suolo è una risorsa rinnovabile quanto non lo è. Punto, fine della trasmissione. In modo scientifico, su alcune questioni che sono poco patrimonio di tutti, decide di tentare la strada di altri linguaggi. Spende dei soldi, tanti soldi, per fare questo filmato che vedrete, per tentare di usare altri linguaggi che possono uscire dal maledetto perimetro delle cose che ci diciamo io e Roberto Comolli, che siamo due professori. Domenico Filiguerra, che adesso non è sindaco, ma quando era sindaco, un altro sindaco, cioè tra circuiti ristretti, no? Parliamo solo associazioni con associazioni, professori con professori, tutta quella menata lì. E quindi le conoscenze non aumentano. Allora, è la seconda. Allora, perché io ho partecipato a questi convegni che hanno prodotto questo filmato. E l'obiettivo era esattamente questo. Quando ci trovavamo a Berlino, dovevamo immaginare come riuscire a raccontare cos'è il suolo in modo scientificamente basato. Qui dentro voi vedrete in 8 minuti, 6 minuti, non mi ricordo, 5 minuti. Vedete, io agli iscritti faccio fare questo esercizio, scrivete le cose, poi però non abbiamo tempo, perché in realtà tutto quello che viene detto arriva tutto da paper scientifici. È incredibile, eh? È fantastico. Ma voi non ne sentite il peso, ne sentite la leggerezza di questa cosa. Allora, qui dobbiamo lavorare, su questa roba dobbiamo lavorare. Anche voi dovete lavorare, secondo me, come comitati. Riuscire a trovare dei meccanismi di comunicazione che interessano quelli che non gliene frega niente, che non sono già convinti. Quelli che sono già convinti, perdiamo tempo, sono già convinti. Lo trascuriamo, ci camminiamo sopra, calpestandolo ogni giorno. Ma ne abbiamo bisogno, come l'aria che respiriamo. È giunto il momento di parlare del suolo. E sicuramente è giunto il momento di proteggere il suolo. Non può esserci vita senza di esso. Il suolo ci nutre e noi ne siamo responsabili. Il suolo si forma dalle rocce che vengono lentamente alterate dall'azione del sole, del vento e della pioggia, con l'aiuto degli animali e delle piante. È così che 10 centimetri di suolo fertile si formano in 2000 lunghi anni. Solo 10 centimetri in 2 millenni. Il suolo che noi distruggiamo in pochi anni è perso per sempre. Le foreste e le piante lo proteggono. Ma ogni anno 13 milioni di ettari di foreste vengono abbattute. I campi agricoli sono coltivati in maniera inadeguata, a ciò si aggiungono le monoculture e le coltivazioni lungo i versanti molto pendenti. Dopo il raccolto, i campi vengono lasciati nudi e senza protezione. Tutto questo accelera l'erosione del suolo. E così il suolo è portato via dal vento, dilavato dalle acque. Nel solo 2011, 24 miliardi di tonnellate di suolo fertile sono andate perse. Una perdita di 3,4 tonnellate per ogni persona in tutto il mondo, indipendentemente dall'età. L'erosione del suolo costa $70 all'anno per persona, un costo globale di circa $490 miliardi. Una cifra astronomica. Anche le nostre città crescono rapidamente.
Ogni anno in Europa un'area vasta come Berlino viene trasformata in area urbana. La metà di questi suoli viene sigillata. Sono suoli sui quali nulla può più crescere. Ma il suolo è una risorsa finita e quindi il suo valore è inestimabile. Gli investitori e i politici lo hanno capito. Nel mondo è già iniziata la corsa a comprare i suoli. L'accaparramento dei terreni con mezzi e con scopi discutibili. Milioni di ettari di terreni cambiano proprietario ogni anno. Il prezzo, vite rovinate, famiglie sradicate dalla loro terra. Il più delle volte si tratta dei più poveri tra i poveri. Spesso non hanno scelta. Distruggono la foresta perché hanno bisogno di terra per sopravvivere. Abbiamo bisogno di suoli sani e fertili, ora più che mai. Le stime dicono che nel mondo la disponibilità di terreni lavorabili si dimezzerà entro il 2050. Ma già oggi, ogni sera, 1 miliardo di persone vanno a letto affamate. 1 miliardo di persone sono troppe. E questo numero è destinato a crescere ogni giorno se non distribuiremo il suolo in maniera più equa. Se non incrementeremo drasticamente il raccolto su ogni piccolo pezzo di terra, o se semplicemente non scopriremo una seconda terra. Ma questa non è un'opzione. Argomenti come suolo e territorio raramente attirano la nostra attenzione o quella dei nostri politici. Vediamo gli scaffali dei supermercati pieni e pensiamo che le cose rimarranno così per sempre. Viviamo in credito a spese dei suoli, ma loro non sono inesauribili. Preleviamo moneta da un conto in banca nel quale non depositiamo mai niente. Un giorno quel conto si esaurirà e il nostro credito sarà scoperto e i nostri suoli saranno andati via per sempre. Ma ci sono anche buone notizie. Sappiamo da tempo cosa fare per proteggere i suoli e consegnarli ai nostri figli. Ricordiamo, il suolo è una risorsa vivente e fragile di cui aver cura. Non è un'industria. Ogni individuo ha diritto al suolo e tale diritto deve essere salvaguardato dalla legge. Non possiamo permetterci di seppellire sotto uno strato di asfalto il nostro mezzo di sostentamento. Ora tocca a noi. Dobbiamo aprire gli occhi e trovare i modi per applicare al meglio le nostre conoscenze. Solo così non perderemo il suolo, da cui dipendono la nostra stessa esistenza e quella delle generazioni future.